47 di tutti i municipi. Tra l'altro, quindi tra l'altro, Virna Ambruosi, capogruppo dei Fratelli d'Italia al municipio 2 Bari. Siamo qui tutta l'opposizione riunita davanti al municipio 2 perché oggi ci sarebbe dovuta essere un consiglio, in quanto ieri 21 marzo il primo consiglio è andato deserto e nel rispetto delle regole degli articoli del regolamento prevedeva la convocazione oggi, stessa data, stesso orario. Però purtroppo, come si può notare, siamo presenti soltanto dell'opposizione, la maggioranza non c'è. Cosa succede in questa maggioranza? Ieri si sarebbe dovuto votare per l'approvazione del nuovo regolamento. Io parlo a nome di Fratelli d'Italia, regolamento dove prevede anche le commissioni a distanza, e noi come Fratelli d'Italia siamo contrari a questa parte del regolamento, perché per noi di Fratelli d'Italia la politica deve essere fatta in presenza, deve essere fatta su strada, perché questa è la politica che a noi piace, è una politica che sta a fianco del cittadino. E oggi, come possiamo notare, c'è solo l'opposizione, ma della maggioranza neanche l'ombra. Cosa sta succedendo a questa maggioranza del municipio 2? È il quesito che noi ci poniamo. Pierpaolo Ruggero, consigliere municipio 2. Niente, noi siamo qui oggi perché pensavamo si dovesse celebrare il consiglio del municipio, visto che ieri è andato deserto. E il punto in questione è controverso, è quello del regolamento sul decentramento amministrativo, regolamento che evidentemente sta spaccando la maggioranza del municipio 2, visto che non sono neanche capaci in due tornate di consiglio di votare in una certa maniera, cioè approvarlo o disapprovarlo. Io personalmente, come gran parte del centrodestra, forse tutto quanto, sono contrario all'approvazione di un regolamento che è pieno di errori, pieno di bug, pieno di inesattezze, pieno di inutilità. E anch'io, come la consigliera Ambruosi, sono per la politica in presenza, quindi l'articolo 37 bis non lo condivido affatto, ma sono per il totale diniego al regolamento, quindi avrei, come probabilmente tutta l'opposizione, votato contro. E appare a quantomeno singolare che il Presidente, che convoca d'urgenza un consiglio, poi ieri non si sia presentato e oggi abbia fatto la stessa cosa. Quindi è evidente che c'è una spaccatura, probabilmente c'è una spaccatura con l'amministrazione centrale, visto che la maggioranza evidentemente non condivide neanche lei quel regolamento sul decentramento e non sa come deve rimanere. Giuseppe Bondanese, consigliere del municipio 2 di Bari. Oggi non riusciamo a celebrare il consiglio in seconda seduta, poiché ieri è andato deserto. Tra i punti all'ordine del giorno c'era l'approvazione delle modifiche del regolamento istitutivo di municipi, quindi un gradino avanti per il decentramento amministrativo. Per quanto ci siano posizioni diverse riguardo ai vari articoli, io credo che la democrazia voglia che si discuta in aula, e quindi è in aula che devono essere fatte tutte le modifiche, variazioni, annotazioni, notifiche, tutto. Invece in questa maniera, sottraendosi, decade la democrazia. Ora il parere molto probabilmente al comune di Bari non arriverà dal municipio 2, a meno che a stretto giro non venga riconvocato un altro consiglio e la maggioranza non si compatti. Però in questo momento la soluzione attuale, la situazione attuale è quella che siamo qui, vogliamo far politica, ma non riusciamo a farla in quanto non ci sono i numeri. Matteo Colapietro, consigliere municipio 2. Siamo davanti alla sede del nostro municipio, aspettando che arrivino i colleghi di maggioranza per celebrare il consiglio, tenuto conto che ieri è andato deserto e il regolamento prevede che si svolga il giorno lavorativo successivo alla stessa ora. Ma ad oggi, ad ora, sono passati già 15 minuti dall'orario di convocazione, i consiglieri
colleghi della maggioranza non si sono visti. Vale la pena ricordare che già sul punto in questione, parliamo del regolamento, delle modifiche al regolamento del decentramento amministrativo dei municipi, si è già tenuto un primo consiglio il giorno 7 marzo e su richiesta di alcuni colleghi di maggioranza tale punto è stato rinviato. È apparsa singolare in quella circostanza, che in quell'occasione il presidente Smaldone ha votato dichiarandosi contrario al rinvio e quindi andando contro la volontà della sua stessa maggioranza. Dopodiché ha riconvocato il Consiglio ieri per il giorno 21 e il Consiglio è andato purtroppo deserto. Su 20 consiglieri facenti parte del Consiglio, la maggioranza può contare su ben 15 consiglieri, ne erano presenti solo e appena, dico io, 8 consiglieri. Cosa succede? La maggioranza non segue più il Presidente?